venuta. Preferisco Diamond is Unbreakable in generale, ma come anime è meglio Ventauri. Però... Hai visto questo start? Hanno fatto la stessa cosa? Sì, sì, aiuto! Sono sincronizzati! Comunque sì, non avevo visto Giorgio, non posso dire niente, però mi fido di voi. Sì, sì, fidati. Io sono... C'è un Etarus editto che è iniziato con F-tilt dash back dash attack, incredibile. Comunque sì, mi fido di voi, volevo iniziarlo, ma non l'ho mai iniziato perché poi dura anche abbastanza e non guardo molte serie in generale. Io guarda, questo in realtà... Queste 5 volte basta, tipo quella è la mia realtà, esperienza. Cioè, siccome è diviso in parti, è una struttura abbastanza veloce, quindi anche se sono tante cose, è abbastanza veloce. Sì, ma abbiamo... so che la parte 1 dura tipo 2 secondi, comunque intanto mentre parliamo di Giorgio, qui che è ordine, perché abbiamo stock. Sì, l'ho visto. Anche se Nicky avevo paura che è andato peggio perché diceva che non giocava Etrus da un bel po', però... Credo... Infatti prima si capa... prima... E io... Assurdo, così è un Nicky Sarik momento, Ward hard call out del Dojo. Sì, più che altro ha giocato per lo più Krag e ha detto pure in chat prima che ha giocato veramente poco Etrus. Sì. Però lo vedo veramente abbastanza solito. Cioè, poi adesso vedremo come andrà contro Orti, però contro Nekka è andato molto bene. Sì, sì. Sì, comunque so che la prima parte tipo, dura tipo 2 secondi, quindi... Sì, no, dura davvero... Ma perché l'ho aspettato? Ti avrei guardato un po'. Sì. Sono stati lì, stare down. Mi ha fatto ridere, non fa la stessa mossa, lo stesso momento. Ok, Perry... Oh! Questa interazione è stata incredibile. Ma sono incredibili le interazioni. Ma... What the f- cosa? Cosa sta succedendo? È entrato... Mamma mia. Come è... L'orticoltore è quello col tuo cacciavite. Va bene, che... va bene. Mamma mia. Intorno dei show, credo. Comunque. Orti prenderà lead. Non gli sta facendo fare nulla. Ok, buon Perry. Becker. Ok, Kexar. Oh, vabbè, ho detto Kexar perché ho detto Kex, però vabbè, è un momento un pochino Kexar, è un momento però... Kexar, l'ho un po' azzeccato. Incredibile. Ma da un era B, ma chi... Io non saprei come giocare. Qualcuno può bravo. Tipo clippare questa cosa, per favore? Sì, clippate, per favore. Ah, ma io non ho messo il predict. Beh, dopo questa cosa qua... Senti il predict. Prima mi è stato Merla al volo, devo tipo fare molto velocemente queste cose. È stata assurda questa cosa. Sì. Questo è il loser. Sì, loser porter. Sì. Ok, si ricomincia su Blazing Gadot e Nicky Sonic esplosivo. È partito. Sì. Dai, vi do 2 minuti. Anche se è un po' troppo, perché sennò è... Sì. Sì, ci sto. Non sarà probabilmente fair, ma vabbè. Comunque, ok, momento WhatsApp. Momento WhatsApp. Allora. Questa è la storia incredibile. Mi sembra che veramente bene. Tipo. Sì, sembra che effettivamente lo stavo. Cioè, avevi detto che non stava giocando, no? Cioè, almeno Nick Sainz ha detto così. Poi non... magari tipo stava mentendo, però mi fido abbastanza. Sì, era. Era per creare suspense, quindi. Esatto, no, vabbè. Alla fine l'ho visto per più giocare Krag ultimamente. Però il Cetrus ho sempre pensato fosse un po' meglio, anche perché quando me lo prendevo il Cetrus andava meglio. In realtà dipende abbastanza, però tipo... Ok. Anche il Cetrus Rust andava a circa i livelli del suo Krag, comunque... Ora è Upmash. Ok. Adesso ho deciso che rimontare il controllo del GameCube così non ho più il controllo sventrato sulla mia scrivania. Io... Il tuo è ancora aperto. Il mio è tipo... ancora aperto tecnicamente. Cioè è in una situazione buona, ma dovrei chiudere. Mi piace il nome della clip, che è Nicky Insanic. Nicky Insanic, bella. Ma Vincent è... prima ha vinto Tommello. Ha vinto Tommello, sì. Ah, dici... ah, è Nicky. Game, scusa, è Nicky Sanic. Nicky Sanic. Scusate, un momento persona mutata che parla, stiamo parlando... sono schizofrenico, non preoccupate, è normale. Comunque, sì. Non, se si è giocato a Rivals, mi aspettavo... Esatto, sì. Secondo me, per giocare a Rivals deve essere un po' pazzo. Tipo...
Molto, sì. Deve essere anche un po' più... Siete bravo con i giochi di parole. Ricordo quando ci fu il famoso Kexter Arc in The Freshman, cioè lui che mandava tipo spamma... Io penso quando c'erano... quando c'erano i crubacoli mi divertivo un sacco a trovare delle sì, cose. Ma Vincent tipo è un mostro a trovare, era incredibile. MVP perché spammava le cose. Ok. Tutto full even. Io non riesco neanche a commentare questo match perché non sto capendo molto. Sto succedendo molte cose, ma è Nicky Sanic, è bello vedere Nicky Sanic. Ok. Ok. Magari. Spero non attestate. Tipo, è bello vedere Nicky Sanic perché fa tante cose strane. E che vince o perde è molto flash ogni volta. Esatto. Poi è un player molto aggro. Ok. Riesce a tornare con l'armor, ok. Player veramente aggro, è veramente flash. Oh! Quanti flashy! Ma questa pair! Ok. Mi fa molto ridere quando i due Aetherus si scontrano, tipo si mandano a testate. Con Dashat. Fail! Questo... Se non choke Orti è brutta, però... Ok, fair. Ok. Ah, no, abbiamo ancora il redodge, non era così... Onside. Armor, così... Buona, così a TU. La dodge è abbastanza buona, in realtà. In questo senso. Ho sì, rinunciato sì, all'edge guard, però qui adesso è difficile. Oh! Sta lucendo veramente... Oh no! Questa no, è l'arma, però... Adesso un po'... c'è l'arma. Adesso Orti ce l'ha... C'è l'arma, ce l'ha Orti. Oh! Oh, the tables have turned, e eccoci qui. The turntables turn. Esatto. Orti si prende questa stock e questo game. Vincent, sei stupido. Yes. Devi rispondermi no, I'm not in chat. Aspetto solamente quello. You're stupid. A tanto mi è piaciuto un sacco quando l'hai doppiato in italiano. Non è vero. È vero. Vedete, è una cosa un po' da zoomer. È questo video di questo tipo che chiede a un bambino quanto fanno i P10, poi risponde 21. Che fa, sei stupido? No, non è vero. Quanto fanno i P10? 21. E fa molto dire che fa tipo Penny Mark, lo dice in modo simpatico. Non è vero. Ho rimontato sto controller, sono veramente felice. Ok, ora posso tipo finalmente fare le cose in pace. I meme di MySpace mi attirano. Comunque il cane ha smesso di abbaiare, sono molto felice. Il cane? Però Nicky Sanic invece... Oh, questa... Perché l'ha mandato sullo stage? Non lo so, non chiedo neanche. È in particolare. Dacus che non connette. Altro Dacus che non connette in giro proprio tutto. Lo dite e basta. Fail. Ok. Okay. Trova lo stage. No, ma... Cioè, è stranissimo sto match. Sì, ma è veramente assurdo questo match. È bellissimo da vedere, ma... Se fossi Orti del primo game mi sarei tipo ammazzato. Sto tipo veramente tiltato. No, io, cioè, sono stannato io, mi immagino lui, cioè. Oh! Perché poi Nicky Sanic gioca molto aggro e quando ci perdi sei tipo, cosa devo fare? Perché tipo lui ti attacca e tu perdi. Tipo, esatto, perché? Sì. sì, Poi ti fa cose molto strane, quindi spesso... Siamo spesso. Molto confuso spesso. Ok. Bella dodge. F-Smash ok, giustamente. Però due stock in blu. Cioè sì, una stock in blu, però Orti vi ho visto fare reverse al peggiore con un dash attack e basta, quindi... Sì. Solo basta, che adesso mi sembra un pochino shaky, non voglio gufargliela né altro, il cane non ci va ad abbaiare. Mi sembra un po' shaky. Tipo, vedo che fa questi tipo fair armor in neutral, là, un po' a caso. Poi è successo un casino. Comunque vedo che fa un po' delle fair armor a caso. Questo è il mensile di show. Questo è il mensile di show, esatto. Eccoci qua. Cosa è successo? Mi sono guardato per un po'. Ok. Questo è down smash. No. Oh! Bello! Okay. I see you. Bella clip, ma... Oh, ok. Certo. Questo è un cartone. Questo è un cartone, perché di Orti. Ok. Vediamo se Orti sembra aver preso un po'. Sì, sembra aver ripreso un po' momentum. Ho smesso di fare quelle fail armor strane. Parlando di fail, invece. No, più che i fail in generale, proprio tipo faceva tipo fail armor a casa e non c'è nessun hitbox tipo spendere. Ok. Anche perché Nicky gioca molto alto, quindi se gli lasci spazio, ti fa attacca. Semplicemente. Mamma mia! Oh!
Aiuto, aiuto. Ok. Buonissimo. Okay, tornato. Down. Ora siamo un po' un catch player, secondo me è più facile. Se non fa dei mali su Black Air, ce la può fare. Ok, tornato. Ho avuto molta paura. Perché Nair? Full jump, questo è Kexter. Clash coltore. Ok. Andiamo. Poteva killarlo tipo tre volte con appena. Vabbè, comunque non. Oddio. Ok, Orti all'armor. Adesso lui all'armor. Sì, chiuso, sì. Ok, chill. Madonna. Si può fare, non fare. Aiuto. Oh. Molto tesa qui perché. Cioè, Orti si è partito un disastro. Ma non è morto invece. È morto. Invece non era purple. Man. Man. Sono in, cioè, silenzio totale dopo. Vabbè, sì, stavo prendendo questo da adattivo, comunque ero, sono tutti sconvolti per il motivo che... Comunque, sì, veramente un set assurdo questo, mi sono divertito veramente tanto a vederlo, cioè, è assurdo. Cioè, ha rotto l'armo col primo hit Draft Smash, ma il fatto che non fosse purple, però assurdo, com'è possibile? Veramente bello vedere Nicky Sonic giocare perché fa cose assurde e non capisci nulla. Sì. Adesso mi ritrovo idratato e bevo un po' di acqua. Idratati, ragazzi. Il sensore TV del Purple di Ro, non hai mai visto lo zoom in di Ultimate, che non credo sia mai stato affidabile nella storia dell'umanità. Sì, è molto. Oh, di nuovo! Basta, Nicky! Ha rifatto di nuovo cosa da B. Fai a reagire. Puoi farlo. Cioè. Ovviamente non l'ha ucciso, però. Secondo me hai per avere gli zoom in che non sono affidabili, perché tipo non sai, cioè non è mai davvero morto. Da spettatore, tipo, magari non muore. Sì. Però da player è un po' uno schifo. Ma perché? Vabbè, comunque sì. Nicky l'ha tipo tenuto stage per due ore. Si è fatto. Ok, buon perry. Back. Orti offstage è un po' un menace. Sì, assolutamente. Oh, di quanto l'ho missato! Provato veramente pullato. Poco. Niente. Brutto, okay, mi sarà iniziando proprio un po', mi sa. Ok. Oh, ok, Dacus, che questa volta con niente. Orti ha molta sfiga con questi smash. Che ciao, Nicky Sonic non ha più il wall jump, tipo. Ora ce l'ha lightato. Ero molto confuso perché l'avevo buttato un po' e avevo molto fuori. Ma correggimi se sbaglio, un Etalus può slidare su ghiaccio degli altri? Sì, cioè, okay. Ma può anche armorare il ghiaccio dell'altro. Ah, ok, perfetto. L'unica cosa che ha di meno è che se fa da un B non ghiaccia. Ovviamente non prende il suo ghiaccio. Ah, meno male. Cioè... Sì, penso veramente lei, altrimenti è figo perché entrambi usano tipo le risorse. Perché se un Etrus ha tipo tutto quanto lo si ghiacciato, ha tipo tutto lo stage. Però se. Ok. Wow. Se hai ditto Etalus è tipo strano perché c'hanno entrambi. Ma però ha tanto bisogno queste cose, no? Sì, tipo... sì. Però nel ditto, il fatto che entrambi tipo si beneficiano a vicenda è particolare. Beh, Storm Game invece Orti sembra avere... Sì, Orti è molto più solido questo game! E non dovrei parlare perché... Vabbè, non l'avevo... No, però non c'è niente alla fine. Oh, sì? Non c'è niente però, quindi... Di che sai tipo ha messo quella per due pixel, credo. Okay. Cartone. Vediamo se tira un altro. Sta sbagliando. Jab. Da un air, no? Oh, oddio, prova a sgattare di AP, è impazzito, tipo... Ok, da questo... E l'ho cercato. E back. Adesso offstage Nicky però. Bruttina. Ok, Ice Cold l'ha guardato in faccia e l'ha perriato. Ha guardato in faccia la morte e ha detto... Era un po' disrespectful. Era proprio tipo, ormai Ice Cold, non gli fregava niente. Sì. Vai, colpiscimi, dai. Darkus, Itta, qui siamo 2-2. 2-2, wow. Last game per Nicky, veramente una... Non mi aspettavo troppo perché non mi aspettavo troppo questa performance perché davvero ho giocato poco Etalus qui nel ditto andando tipo alla pari con Orti che comunque sì due
player molto competente, ecco. Sì. Devo mettere i game. Nicky voleva essere speedrunnato. Pensa un po'. Pensa se non voleva essere speedrunnato, che succede? No, oddio, probabilmente sta facendo così aggro anche per quello. E di nuovo siamo su qui, su Ethereal Gates. Perché non prendono la versione figa? Non prendono quella lame? No, non saprei dirti. A me questo stage non piace per niente, perché le plate sono strane, perché sono un po' alte, ma non troppo. Quindi molte attacchi non hittano, ma non sono neanche due Blazing Hideout alte. E questo stage veramente lo odio. Quando me l'ha piccato due volte di Flaming Kissar, volevo morire. Vabbè, comunque... Questo Downer... Non vedo mai tipo d'avere usato aggressivamente così... Sempre armor. Tipo, questo matchup è tipo tre quarti del tempo sono off stage. Sì. Ma secondo me è una di quelle cose dove solo gli Aetherless Man capiscono cosa sta succedendo. Sì, probabile. Tipo, veramente, non so se è il matchup o è solamente loro due, però tipo, sono veramente tutto il matchup. No! Il show è arrivato. Adesso è sembra peccato, top. Questa è brutta. È brutta, sì. Ha perso ha perso completamente il momentum. Perché ha perso il momentum, che se era due stock sotto, Etalus con l'armor è brutto per chiunque. Darkus però è... Questa è tipica, dai. Adesso Nicky fa una delle sue e ci fa sognare tutti. Ok. Oh! È successo l'esatto contrario!